Benvenuti al Don The Last Dance. Della, questa sì che è The Last Dance. Io ho scritto Pua se ne storie, si sa vai. Altri. C'è della confusione, eh? mettiamo bene, c'è della confusione qui. Allora, tre di recupero sono due oggi. Due. Peccato. Enzo lo inquadri? Facciamo lui le presentazioni. Mi copre un gesto perché sta sempre al mare, come funziona? Enzo, Roby, Mario, ci siamo. Ciao. Andrea, nelle retrovie abbiamo Maurizio e oggi... I due Mauri. Vabbè, lui è storico, là, guarda come mette a posto bene le tazzine. E vabbè, poi c'è un mio amico là che ogni tanto non sa niente di calcio, non ti nomino neanche perché. Dai! Allora, avevamo un compito. Sì. Giusto? Avevamo un compito, tu l'hai fatti i compiti, ok? Tu? Sì, dai. Però quello lo teniamo dopo. Sì. Adesso io andrei. Quei risultati a raffica, dai, va bene. Siamo dei professionisti. Dove siete stati? Sì. Cosa avete visto? Ma prima di tutto, dai, siamo in clima europeo, apriamo con una doppia pagina. Bravissimo. Che abbiamo fatto più che volentieri, sulla Under 17. Col campione rosso nero. Siamo campioni d'Europa, è stata una finale, sai quando hai messo in finale, ai quarti dell'Inghilterra. Ma l'Inghilterra è quella che ha vinto i rigori? Quella rigori è qua. Che hai faticato forse più di tutti. Assolutamente, perché era una delle mie favorite insieme poi al Portogallo. Arrivi in semifinale, vince la semifinale, dici vabbè sono arrivato in fondo, adesso comunque tutto quello che prendiamo è di guadagnato. Portogallo è più forte, quanto finisce la finale? Finisce 3-0. Sì, ma senza vinciamo, Camarda ha fatto un gol. Il primo una cosa strepitosa, palla in verticale di Cama, terzino della Roma. Lui ne salta uno, ne salta due, rientra, calcia col destro. Chi ha fatto il primo gol? Mi è piaciuto tanto. Anche. Coletta, un gol di testa. Coletta dove gioca? Coletta alla Roma, anche lui. E ieri ha fatto doppietta. E chi ti ha crossato di sinistro? Oddio, secondo me è Cama. Secondo me è Cama. Secondo me è Cama. Cama, anche lui della Roma. Terzino sinistro. A Roma con Roma. Ha fatto un cross bello. Sì, ha fatto poi Camarda il gol, poi è stato il terzo. Bello, liberali. Ha fatto dei gol. Asse tutta milanese, liberali Milan, Mosconi Inter, Camarda Milan, la vinciamo 3-0, Camarda sotto età, lo ricordiamo, perché poi miglior giocatore europeo, primo italiano farcela, ma da sotto età, classe 2008, 4 gol in 5 partite, come scavo qua il suo europeo l'ha iniziato la prima, era squalificato, era squalificato la prima giornata. Squalificato, e l'aveva rimediata nella fase. Ha fatto quella giocata che faceva il tempo di qualcuno che mi ricordo che velocissimo si blocca di colpo e riparte immediatamente. Chi era quella punta che giocava quando giocavi tu, quindi un po' di tempo fa? No dai, te lo ricordi? Ne ho incontrati allora. Che ti spaccano le gambe quei chi si bloccava, che aveva una doppia accelerazione era Kakà. Kakà accelerava, Gabri e poi riaccelerava. Non so, posso dirmi chi era che faceva quella azione. Non ne ha incontrati tanto. Io ho detto un cambio di passo. Lo voglio, perché sto andando su paragoni molto alti, cioè un Ronaldo fenomeno. No, troppo. Uno della Roma, me lo ricordo, ma negli anni 80-90, mica scattava, si fermava, ripartiva e ti spaccava le gambe al difensore. Rapidissimo, vabbè. Ha fatto un po' simile a Camarda, eh? Ha rallentato e poi ripartito. Sì, quello lì, sì. Vuol dire che siamo diversamente giovani. Allora, Bruno Conti? No, non sembra che aveva il doppio campo. Vabbè, va bene. Dunque lo vinciamo. Facciamo i complimenti anche al mister, eh? Ah, Fabio. Ieri io ho commentato l'Italia e prima l'abbiamo intervistato e ha detto una cosa molto bella. Gli ha detto prendetevi le responsabilità. Giocate rischiando, ha detto, se poi sbagliate la colpa è mia perché sono io che in questo momento vi sto dicendo di fare determinate cose e quindi li ha lasciati liberi di sbagliare, ha detto, oltre a che ormai non siamo più quell'Italia solo difensiva, poi magari in alcune partite la memoria storica diventa importante perché ti fa nella sofferenza saper resistere e fare una fase difensiva buona. Ormai giochiamo a calcio, siamo propositivi, riaggrediamo, riconquistiamo la palla, cerchiamo il dominio del gioco, quindi tutte cose
che voglio sottolineare a mister Fado, giusto? Assolutamente. Che, e complimenti veramente a questi ragazzi. Tra l'altro io sono stato anche... Che poi l'Under 17 è la nostra categoria. Oh, esatto. O no, esatto. È la nostra. Esatto. Nostra mia. Tu ce l'hai anche tutto. La mia, no, però anche la 17 è quella. Perché te qua devi sempre stare attento, Assolutamente. Tutte le categorie, tutte. La 17 è piccolina. Invece la maggiore così, è stata lì. Hai fiducia? La maggiore mi, però c'è sempre un'incognita quando ci sono gli amichevoli prima, capire se che tipo di lavoro hanno fatto, se hanno caricato tanto in questi giorni, se sono affaticati, devono smaltire il lavoro, però la squadra, le convocazioni che sono state fatte per giocare questo sistema di gioco. Quando tu porti 10 difensori, per forza devi giocare a 3. Questa nazionale, lui si è un po' spaventato, secondo me Spalletti, quando si è fatto male a Cerbi, però adesso ha scelto, secondo me, gioca Buongiorno. Centrale. Poi deve decidere tra Bastoni e Calafiori. Bastoni e Calafiori sulla sinistra e il braccetto di destra tra Darmian, secondo me, e Di Lorenzo. Questo secondo me è un dubbio, ma tu vedi il dubbio anche Bastoni e Calafiori? Sì, lo vedo. Cioè, pronti via magari, ragazzi, ma perché quando c'è no, allora le fasi funziona così, ti dico come funziona. Quando vai a fare, tu hai un'idea di base di un certo tipo di formazione, siccome devi avere una visione e sperare di arrivare lungo, quindi in questa manifestazione salta fuori sempre uno o due giocatori che non ti aspetti. Facci caso in tutte le manifestazioni, allora su 26 giocatori c'è la possibilità che determinati giocatori, o perché sono stanchi, o perché hanno fatto una stagione, magari altri che arrivano sono più freschi. Quindi non ho detto che giocano uno o l'altro, però sì. Come fai a non pensare che Calafiori può insidiare Bastoni? Come fai a non pensarlo? Uno. Come fai a non pensare che Cambiaso non trovi una maglia da titolare? Ragazzi, ieri ha fatto una partita a destra, a sinistra, a mediano, quando Chiesa rimane aperto lui va dentro a giocare. Dei giocatori, ma lo stesso Frattesi ieri. Allora, Frattesi pronti via. Ma poi fa buono, ragazzi, andiamo un po' sul calcio dei grandi. Nel prepartito ho detto, ma in quel ruolo devi avere qualità tecnica, devi giocare tra le linee. Ha fatto bene. Oh ragazzi, è stato il mio ricanto. Sì, sì. Perché minimo, ha fatto gol, due occasioni, ha fatto tanto. Ma poi si inserisce in una maniera... No, ma poi come dicevi quindi... tu prima, scusa Beppe, avendo giocato, fra virgolette, poco, non avendo tirato a carretta tutto l'anno, è brillante adesso, quindi potrebbe ha fare più energie degli altri, potrebbe anche fisiche e mentali, ricordiamo. Stavo dicendo, l'energia che ha lui sicuramente è superiore a quella, oltre all'energia mentale che avrà voglia di mettersi. Non dimentichiamoci che rientra Barella, qualcuno sta fuori. Però sta fuori Fagioli. Che ha fatto bene ieri. Ni. Non si è piaciuto. Fagioli e Giorginio da 6, 5 e mezzo 6. Ti aspetti di più? Sì. Da Fagioli. Beh no, da Giorginio. Da Giorginio, da Giorginio. Perché Giorginio è un leader in campo, quindi. Ma vedrai che quando poi si va all'Europa è un altro calcio. Sì, è vero. È un altro calcio, ragazzi. Vero, quindi Giorginio verrà fuori, Barella troverà spazio. Passiamo al ma come penso che un giocatore come Cristante rinunciarci è difficile per fisicità, tante cose. Però abbiamo una rosa per giocare questo calcio. Scamacca molto bene. Per mandare in gol gli altri e per trovare due soluzioni, due belle parate del portiere. Cioè la velocità di soluzione nel controllo e tiro, ieri quattro palle gol si è creato. Beh, però Chiesa comunque ti dà sempre quello spinto in una partita. Bene, dai. Quindi vediamo un po'. Io comunque parto giovedì per la Germania. Tra l'altro sì, secondo me si annusa un po' di negatività, io sento anche con colleghi, con amici, però forse è anche positivo, sai che quando l'Italia poi parti con questo clima qui, perché col Salone di poi nel 2021, se vai a vedere un po' quella che era la rosa, non si partiva per vincere, ma poi avevi una squadra. La squadra poi quest'anno si percepisce come un po' diversa. Sì, però rispetto al passato è un'Italia ovviamente di un livello un po' inferiore. Ricordiamoci 3 anni fa. Cosa dicevamo? Sì, è quello. Poi era un europeo itinerante, le tre prime giorni a Roma si è creato un clima, hanno preso consapevolezza e poi sono andati. Però avevi il Chiesi di Bruno, che ha fatto forse... Infatti, in questo
esperienza, per quello è importante recuperare Barella, perché è campione d'Europa, perché quest'anno meno gol, meno inserimenti, ma più regia e più controllo che serve. Però l'idea tattica è questa, non so se avete visto la partita, 3 di 2 e gli altri 5 che si muovono, dove andare a imbucare dentro, e devi giocare bene tecnicamente, quindi. E poi in una manifestazione così, se pensiamo di andare lontano, quelle giocate tecniche dei giocatori così funzionano. Bene, basta, chiuso. L'Under 17 abbiamo detto, Camarda miglior giocatore e firma con il Milan. Esatto. Domanda ai milanisti. A te. È giusto che portarlo in prima squadra, dagli, fargliela sentire, dargli l'opportunità, o il Milan deve pensare di tutelarlo, ciao mister, tutelarlo, farlo crescere Under 23 e poi dopo, perché abbiamo visto quest'anno che quando ha giocato, insomma, non è facile il calcio dei grandi. Questo la faccio prima a te, Mario, perché tu sei più esperto da questo punto di vista. Perché è un argomento che mentre venivo in qua, alla radio sono stati stuzzicati gli opinionisti. Voglio sentire te. Perché noi diciamo sempre, i giovani, poi abbiamo questi ragazzi. In Spagna i 2007 giocano già, sono stati convocati per gli europei. No, quello sicuramente. Presumo, credo, che già l'Under 23 sia un bel banco di prova, perché comunque... Ricordiamolo che ha sempre 16 anni. Perché comunque non dobbiamo... Mi avete rubato le parole di bocca. Non dimentichiamo. Vabbè, parlate voi, fatevi domande e risposte. Mario, io silenzio. Sto dicendo, secondo me l'Under 23 è già un bel banco di prova, non dimentichiamoci appunto che rimane comunque un 2008, quindi si affaccia al mondo comunque dei grandi, squadre di Serie C, campionato di Serie C, non è facile da giocare. Detto questo, vediamo, insomma, sono curioso, sicuramente ha grossissime potenzialità. Comunque il passo, il percorso è giusto che lui vada nell'Under 23. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Neanche primavera, deve saltarla. No. Ma l'ha fatto già, il suo anno da titolare l'ha bravissimo. Fatto. Più okay. Di ha già bruciato le tappe nel senso con merito, attenzione, sì, ha fatto dei gol importanti. Io ragazzo, mi ricordo quello col Sassuolo, ragazzi, ha fatto un gol da... davvero attaccante leader. Sono d'accordo con Beppe, l'Under 23 già è un bel banco di prova, ma poi tu lo sai perfettamente. No, guarda, io per me sono andato una porta aperta, io la penso come voi, bisogna fare un percorso. Cioè i Mancini, io capisco Mancini. Che ci sono i fenomeni e questo ragazzo lo è. Però gioca in un ruolo difficile, cioè magari un difensore un po' più facile, esterno, sei attaccante. Poi il Milan è alla ricerca dell'attaccante e quindi non vuole sbagliare da quel punto di vista, magari dargli troppe responsabilità anche come prima riserva. Difensore, comunque, però c'è l'esperienza della Juventus che comunque con l'Under 23 ha tirato fuori, Irving ha tirato fuori su Chi ha tirato fuori? Irving, si chiama il terzino. Junior Ealing, no, come Ealing Junior. Ealing Junior. Ha tirato fuori Fulè, ha tirato fuori Miretti. No, ma tirati fuori cosa vuol dire? Non giocano nella Juve, Occhio, non stanno giocando nella però Juve. Però sono giocatori potenzialmente che hanno fatto bene. Certo. Da lì Fulè ha fatto un campionato a Frosinone bellissimo, dai. Assolutamente. Ma secondo me è un ottimo banco di prova. Retrocesso. Ma questa retrocessione però mi dispiace. Anche a me dispiace. Per il Frosinone. Però lo stesso Roberto Mancini all'epoca ha debuttato a Bologna a 16 anni col contagocce. Stiamo parlando di uno che poi si è stiamo parlando di un altro calcio dove le rose erano 15 giocatori. Quindi è più facile. Sì. No, dire più facile non è corretto. Perché una volta quando andavi in prima squadra il ragazzino non gli regalavano niente, sbagliato, dovevi portare la borsa. Sai quante scarpe? Ho sformato le scarpe. No, certo. Sì. Cioè, sformami le scarpe. E tu devi mettere le scarpe. Che non sono le scarpe di oggi, una volta sformare la scarpa, perché l'idea una volta era prendiamola più stretta perché dopo pian piano. Sì, lascia andare. Ti regalavano. Che tu avevi le ali da col marchiolotto. Bravissimo. Ma lì quando già ero campione del mondo. In allenamento, quando giocavi contro Spillo Altobelli, metteva le scarpe a serie, quei parastini.
No, no, no. Adesso, questi ragazzi... Appunto ve lo dico. Quindi, anche lì, sì, meno giocatori, però questi per tenere il posto sgomitavano. Adesso i giovani arrivano in prima squadra, nessuno li trattano tutti bene, li mettono a loro agio e tutto quanto. La rosa è più profonda, quindi c'è più difficoltà, questo io lo capisco. Però non è mai facile, sia allora che oggi. Ale. Che ha detto di Camarda, colleghiamoci, sì, perché poi il Milan ha giocato ieri il suo quarto di finale di scudetto all'andata contro la Roma. Il Milan aveva 4 undicesimi della formazione titolare della nazionale capitolo europeo ed è finita 5-1 per la Roma. Perso 5-1. È stato un po' il risultato quello un po' più clamoroso. Under 17, ma anche l'Inter ha perso. Due, ma dove ha perso l'Inter? Ha perso nell'Andia 16 che ho visto io. Però avevano 5 sotto età in Milan. Sì, aveva Comotto, Longoni, Camarda. Però la cosa che è, lì c'era sempre il dubbio, Camarda lo fanno scendere o non lo fanno scendere in Andia 17? È sceso, Milan ha preso una scoppola così da dire abbastanza clamorosa. Nella Roma 2 dei 5 gol li fa Coletta, nazionale. L'Inter Interempoli 2-2, Moscone, Orlandi, nazionale, diciamo che questi baby capelli sono scesi tutti, sono tornati. Tra l'altro Moscone è partito stanotte. Ma questa è l'andata? Questa è l'andata, sì, è andata sia all'Inter sia a Bologna, ma tranne Fiorentina Monza che hanno già giocato a Fiorentina. Che è finita, passata. È andata. Moscone che tra l'altro dell'Inter partirà e farà anche la fase finale Under 18, gioca domani l'Inter contro il Genoa la semifinale, l'altra è Atalanta Roma, quindi giocherà anche con l'Under 18. Non vanno mai in vacanza questi ragazzi, il Tour de Force clamoroso. Detto questo dell'Under 17, parlavi della 16? Ma anche il buon Adri l'aveva detto, tempi non sospetti, che l'Atalanta e il 2008 stanno facendo bene. Io ero un po' che non li vedevo, hanno battuto l'Inter bicampione d'Italia 2-0, risultato giusto, l'Inter non ha mai calciato, non ci importa. L'hai vista, Andrea? Sì, ero lì. C'è solo i nostri amici, Lissi e Pavan. Lissi ha fatto una buona gara, lì non è stato semplice, è uno dei più propositivi, l'Inter ha fatto tanta fatica. Che è nazionale. Sì, lui è un nazionale, terzino destro, ha fatto tanta fatica l'Inter. L'Atalanta ne ha un paio davvero buoni, penso a Damiano, che è un numero 10, ha giocato nel 3-5-2, faceva un po'. Quindi questo sono 2008. Sono 2008, sì. Chi è il terzino destro dell'Atalanta 2008? Terzino destro dell'Atalanta 2008 è Colombo. Io mi sono arrivate anche domande, ma come sta giocando il terzino destro dell'Atalanta? Mi arrivano domande da varie personalità. E è meglio in campo. Una cosa, Colombo dell'Atalanta, io gli ho fatto una partita splendida. Ha fatto assist, ha fatto partire l'azione del 2-0, dietro strepitoso. Ma nazionale anche lui? Colombo sai che non lo so. Io non lo conoscevo di persona, cioè io ho sentito Colombo, fa tanti gol. Sono andato a vederlo, giocano con un bel 3-5-2. Incredibile, hanno Damiano piccolino, poi c'è anche chi diceva ma se Damiano avesse 20 cm in più non sarebbe Damiano, perché gli metti quei 20 cm, lui per il centro basso, piccolino, preso un fisico alla Fabrizio Miccoli, quasi perde un po' quella che è. Quindi il 2-0 giusto. Netto, meritato, in avanti c'è Michi Eletto, e tra l'altro io non seguo la pallavolo, però Michi Eletto è un nome, certo. È il fratello, quanto è alto? È alto, secondo me arriva a 1,88-1,90. Michi Eletto è uno schiacciatore, se non so se è opposto o centrale, opposto. Ha fatto gol, sì, gol d'attaccante, un bel numero 9, strutturato fisicamente. Atalanta ben allenata, ritorno a Milano, l'Inter impossibile la per morta, forse torna anche Curto, che è il numero 9, diciamo titolare, lì ne hanno 3 che girano. Però ho visto una super Atalanta, sono anche contento perché poi l'Atalanta a livello di settore giovanile nelle fasi finali, nelle finali manca davvero da tanto tempo. Tanto tempo che non vincono uno scudetto. Quindi anche 17 abbiamo detto. 16 abbiamo detto. 15. La 15 è stata un bellissimo Inter Roma, che ormai è un po' il derby d'Italia a livello di settore giovanile, perché si trovano sempre loro un po'. L'Inter passa avanti, la Roma la riprende, al ritorno la Roma avrà dalla sua il doppio risultato nei 120 minuti, che quando sono 120 perché sono 70 minuti. Che è arrivata davanti. Sì, esatto. Dopo quindi l'Inter deve andare a vincere. Deve andare a vincere. Regolamentari e supplementari, hanno quei 20 minuti in più.
deve andare a vincere, il Milan perde, perde a Genova. Il Milan ha il vantaggio qua, se vince 1-0 su questo. Assolutamente, scusa, Genova è una bella squadra. Il Milan nell'Under 16 ha recuperato con l'Empoli, giusto? Il Milan Under 16 ha vinto 6-1. Anche questo è l'altro risultato. L'Atalanta ha giocato con un 2009. Sì, sì, Gasparello, assolutamente. L'Atalanta, sì, sì, Gasparello. Ha vinto facile, strano con l'Empoli, perché l'Empoli è sempre... Ma c'è Campagnello, Busiello, Blini... un po' i soliti, un po' Campagnano, anche lui in nazionale, 6-1, il risultato forse più clamoroso insieme al Milan che perde 5-1. Detto dell'Under 15, dove vai? Ma sono definite le semifinali di Under 17 e Serie C. Ci sarà Renate Cesena. Cesena saluta la Serie C dopo un po' di anni, hanno fatto un lavoro. C'è l'Avellino. C'è l'Avellino. Grande. C'è l'Avellino. Avellino Ancona. Bella partita, ancora gioca in casa tra l'altro, nelle Marche. Cesena a livello di settore giovanile sta facendo un lavoro strepitoso. In Romagna hanno sempre lavorato bene negli anni, anche vado indietro da quando l'allenava Rego Sarpi. Quindi sì. Arrivano sempre in fondo, l'ultimo che è uscito, quello più famoso, è chiaramente Casadei, che parte da lì, l'Inter lo prende, però davvero lavorano molto bene. Under 16 sono anche in Under 16. Anche in Under 16, che tra l'altro questi sono il 2008 e il 2009. Sono Avellino anche qua. Qui partono solo per le finali, poi. Nel senso che qua c'è solamente la finale, c'è Cesena. Ah, detto giunta l'Avellino, ha perso. La finale. Sì. Qui invece è l'Under 15. L'Under 15 hanno il ritorno, ci sarà Prosesto per Golettese e poi c'è Francavilla Arezzo, che anche qui è abbastanza inaspettatamente. Francavilla ha vinto con l'Arezzo, che si parla bene, l'Arezzo ovviamente non lo... La Prosesto tu me l'avevi detto che erano forti. Ma la Prosesto viene giù o no? Viene giù con noi. Nel giorno B dico io. Potenzialmente, poi bisogna vedere quanti di questi restano, alla fine anche loro come settore giovanile hanno fatto un lavoro in questi anni importante, quindi anche loro hanno fatto il loro percorso. È andato dalla nazionale, facciamo velocemente sull'Alcione, hanno giocato, certo. Fase nazionale, partiamo un po' da quella che è andata meglio, andiamo a 15, ha vinto un po' quella che era la partita sulla carta più importante nel triangolare, quella della Donatello. Ne abbiamo parlato qua anche con Simo, la squadra di Totò di Natale. A livello di settore giovanile, mi diceva il collega, a 20 anni di storia circa, hanno vinto qualcosa come 16-17 titoli in 20 anni regionali. Hanno fatto una cosa che neanche l'Aldini nei tempi d'oro faceva. In Lombardia, l'Alcione che vince 2-1, la sblocca subito, la pareggiano loro, segna sempre Iavarone. Nel secondo tempo mi piace perché poi nella Donatello lanciano anche ragazzi sotto età, c'è il buon Tom Kechi, ne avevo già parlato qua, è un 2010, è già dell'Inter, sta facendo il suo campionato sotto età, arriverà poi all'Inter a luglio e anche qui l'Alcione bene, adesso riposa, giocherà tra due settimane contro, non ricordo il nome, Juventus Club Parma, potrà avere dalla sua anche il risultato, anche il pareggio per andare in finale. A questo punto questa era la prima partita del triangolare, quindi l'Alcione aspetta poi in casa. Aspetta in casa tra due settimane Juventus Club Parma. Juventus Club Parma, se vince con più gol di scarto, poi ha il vantaggio. Assolutamente sì, assolutamente sì. La 17 invece è la partita che ho visto io con giocava in casa con i toscani. Sì, i toscani buona squadra. La cosa particolare che mi ha fatto un po' pensare ai toscani, ottima squadra, un bel settore giovanile, sono molto legati alla Fiorentina. Fiorentina, sì, lo so. Lui erano prima, adesso non so bene come è andata, vabbè. Cioè, hanno un giocatore che secondo me è fuori categoria, Guido Rizzi, capitano. Entra al secondo tempo perché? Perché la notte aveva fatto after, è andato a fare la nazionale, rappresentativa la nazionale. Poi l'hanno fatto venire per questa partita comunque importante. Quindi ho detto, ma cavoli, rinunciano a un giocatore così importante. Entra e cosa fa la doppietta? Dal dischetto, segnano due gol, l'Alcione che passa avanti con Villasanta, la ribaltano loro in 7 minuti con due rigori. Uno, secondo me, netto, è stato un po' ingenuo, Bergogni. L'altro, secondo me, si può dare, ma leggermente generoso, sai, i falli di mano ci sono sempre, è fallo, non è fallo, volontario, involontario. Trovano il 2-2 in un momento delicato, perché sai, vai sotto 2-1 in tutto il paese in 7 minuti, non è semplice, sono rimasti in partita 2-2. Adesso difficile. L'Alcione adesso gioca lei. Va a giocare con Charlie Smuzzane e poi metti che vai anche a vincere lì. Poi voglio vedere come vanno loro, Smuzzane a Firenze, vanno a vedere gli Uffizi. Perché ormai sono fuori. Quindi questo fatto di giocare prima secondo me
potrà... La partita in casa, se non la vinci, io quando è capitato a me, io l'ho vinta, quindi ti dà quel vantaggio di vedere cosa succede dopo, anche se sei dietro nel punteggio, diciamo, numerico, però te la vai a giocare. Certo, a lui. Adesso vedremo, l'andi a 15, parlare di un piede e mezzo in finale, forse un po' troppo, un piede in finale, ce l'ha comunque, da 17. Sì. Andiamo sulla... La Juniores invece è sempre la Juniores nazionale ha vinto, lui rimonta contro il Chieri, sì, è andato sotto. Chieri, buona squadra. Partita secca in casa della Giovane. Partita secca. Quando è che cominciano a giocare? Giocano martedì e mercoledì e sabato. Ma sempre in casa. Ah no, siamo in semifinale. Semifinale col Caldiero Terme, che tra l'altro giocano Alcione e Caldiero, sono le uniche due squadre a livello di Serie D promosse per la prima volta in 16. Girone B, la vince Girone A. E l'altra? Stanno dietro anche una bella Juniores, tutte e due. Sì, Caldiero. Sì. L'altra è, non chiedermelo, con la Cavese. Ma questa squadra qua, perché ha eliminato i romani, quelli di Roma sono forti. No, non tutta la testa, sì, Roma City. No, c'era una cosa di Roma, adesso io non mi ricordo. Roma City, forse. Roma City. Sì. Ma di che regione è? I Colli per Baracca. Cinzia... Balonga. Cinzia ragazzi, Balonga. Guardate Cinzia Balonga. Da dove arriva? Certo, gli altri sono napoletani. TH, Cintia. L'altra squadra che è all'Alcione dall'altra parte è napoletana. Cintia. TH. Giocano mercoledì e sabato. Da definire oggi, se non sbaglio, domani. Quale in casa? Chi? Se prima in casa, prima in trasferta. Altre semifinali, sono definite le altre finali. Buon male. Albano Laziale. Derby Laziale. Era un derby laziale. È di Albano Laziale. No, ma perché nel Lazio le squadre sono forti. Castel Gandolfo. Bene. Ci sono state. Sono Albano Laziale, Castel Gandolfo, Pavone, Genzano di Roma, che si sono uniti a fare la squadra. Sono quattro province di Roma. Pazzesco. Ma scusa, vuoi far fare, anche se c'è il pantaloncino, vuoi fargli fare qualcosa oggi? E ieri hanno fatto le due Alcioni, hanno fatto, e poi sono venuti a pranzo da me, pensa, a scroccarmi la pizza. A casa tua? Tu hai il forno? No, però oggi l'ho fatta, l'abbiamo ordinata. Grande Ade. Portano anche grande Ade. Sono un grande ospite. Poi parlate anche della bisnova, così parliamo di tanto. Abbiamo dato anche una birra o solo la pizza? No, anche la birra. Giuseppe, cosa dici tu? Galloni di birra. Poi? Adesso Gabri ci parla delle semifinali che loro hanno visto Folgore caratteristiche di Snowboard. Gabri, a posto e hanno visto Alcione e Sarni, che si sono definite le due finali di sabato. Sì, sabato. Com'è? Sabato? Sì. Immagino di sì. Allora, stiamo parlando di 2008 Under 16 e Under 14. Under 16 Under 14. Sabato abbiamo trasmesso Visnova, Folgore caratteristiche Under 16. Andata che era finita 0-0. Con un rigore sbagliato sì, da guarda anche me, vai, come pensa sempre che là c'è la telecamera. E il Visnova diciamo che è riuscita a raccogliere quello che all'andata non era riuscita a raccogliere, perché comunque meritava qualcosina di più all'andata. Guidi che all'andata ha sbagliato il rigore fa tripletta e insomma grande gioia, il terzo gol è stato poi venuto a esultare con tutta la squadra sotto la tribuna. Adesso vediamo contro l'Alcione in finale settimana prossima. Alcione che ha battuto il Brusaporto 2-1, in trasferta 2-1 come all'andata. Non è semplice quella partita, non è stata semplice. Brusa passa avanti, secondo me sì. Tempo poi l'Alcione. Io tu cosa hai visto? Mario? Io ho visto gli Under 14, ritengo senza nulla togliere al Visnova e al San Giuliano, che le semifinali di Alcione, sia Under 16 sia Under 14, con le squadre incontrate era la vera finale, perché comunque Brusaporto e Sarnico, due squadre molto molto forti. Sì, però la palla è rotta. È andata 1-0. No, assolutamente. A finale la partita secca sicuramente è tutta da giocare, ma se l'Alcione fa l'Alcione... Sì, sicuramente ci sia partita ben allenata, sia tutte e due le categorie ben allenate esprimono anche un buon calcio. Sanni che gli mancava anche il difensore centrale, ma poi Calcione è entrato subito con decisione, che è venuto assegnato al terzo. Beh, non ha mai neanche rischiato durante tutta la gara, ha controllato la partita. Primo tempo gli hanno asfaltati.
che sì, possa essere un po' l'anno della redenzione per Fontana. Lo scorso anno l'ha perso con l'anno scorso su un autogol senza aver perso una partita. Sempre questa categoria? Sì, andiamo a fare quella Varesina, su autorete. Non aveva mai perso una partita. Forse era più dominante lo scorso anno che quest'anno. Però vedi, magari quest'anno con una squadra leggermente meno dominante dello scorso anno, magari lo vinci. Poi, sai, sono. Vabbè, la struttura di gioco che ha dato Fontana a questa squadra è, cioè, è visibile a tutti, voglio dire. Non c'è un leader ben definito, benché ieri ho visto un centrocampista e sembrava Falcao. L'Ange, sì, numero 5. Della del 14. Tra l'altro l'Ange anche Russo, io non l'ho vista la partita, ma Russo penso è stato uno dei passati uno peggiore all'andata, segna, l'Ange ha faticato un po' l'andata e ritorna a fa il partitone. Vedi che anche le giocatore. Oh, siamo alle 12:20 già, ragazzi. Aia. Quindi finale. Finale Alcione San Giuliano 0-0 con l'Accademia. Sì, esatto. Sbagliato due, cioè sbagliato. Il nostro portiere nostro dell'Accademia ha fatto parato due rigori. Due rigori. Ma in gara ieri? In gara. Gli ha parati due rigori. Il San Giuliano ha sbagliato due rigori. Però gli è andato 6. Va bene, andiamo avanti. Ah no, ok. Allora io ho fatto un'amichevole con la Sago, mentre nella casa chiamo il mio direttore. Abbiamo preso due traverse. Non abbiamo mai dato la sensazione di poterla ribaltare, ha detto, quindi la partita, anche se allora ha dato due calci di rigore, secondo lui molto generosi, però l'arbitro li ha concessi e li ha parati tutti e due. Questo è quello che mi ha detto. Quindi, come l'Alcione col Sarni? Sì, gli ha fatto il cucchiaio, è andato alto, l'andata Sarni con due rigori sbagliati tutti e due. Allora, il primo, secondo me gli ha parato bene il portiere. Primo gli ha fatto il cucchiaio, lui è stato fermo, non ha neanche bloccato, è uscito, quindi è andata così. Poi si è presentato anche per calciare il secondo, il mister è impazzito, gli ha detto, no, spostati. Ah Pepe, ma le meritate secondo te 5 stelle? Chi è che? Non so se hai visto, abbiamo fatto qua, questa fa sempre parlare. Guarda che dopo devono, fai il bravo. Dov'è? Le stelle, la tabella allenatori, le panchine ci sono già tutte, sono già tutte piene. Le big sì, cioè qua ho messo solo le big, Accademia, Giglia, Usoglia, Cimiano, Pepilano, Noto, Toiano, Taglia 1. E c'è solo un punto di domanda che sembra che non lo sapesse, che si nuova under 14, ho il nome di battesimo, non ho più il nome. Però queste sono un po' le griglie. Le accorte, Alberto Ufo. Hai fatto bene, come allenatori? Anche 6. Ah. No, l'Accademia è sempre, adesso un discorso che ha fatto sempre il nostro presidente. Negli ultimi anni un po' cambiato. Una volta Accademia Inter il nome a tirare, adesso, sì, c'è più fatica. Adesso il ragazzo viene attratto maggiormente dove c'è una prima squadra. Quindi vabbè, in questi anni Alcione, Varesina, dove c'è una prima squadra, dove vedono anche la possibilità di fare un certo tipo di percorso. E allora il press Messerotti è sempre puntato sugli allenatori, perché quest'anno io penso che tutte le squadre hanno fatto un bel percorso, che hanno fatto i playoff, sono andati in finale, che arrivano nei quarti, che in semifinale, insomma, hanno fatto tutti secondo me molto, molto bene, quindi questo, si è lavorato bene, poi vincere è sempre difficile. No, cioè, però rimanere protagonisti. Ma io ritengo infatti che nel settore giovanile bisogna investire sugli istruttori, sugli allenatori, poi alla fine come dici tu vince uno. Cioè, adesso l'Alcione che se ne va, perché secondo te apre un po' spiragli per tutte quelle che erano magari in seconda linea. Sai, magari l'Accademia si tira su definitivamente Raldini, Masseroni, No, no. Allora, poi ci sono delle annate dove ti va tutto bene, cioè, però anche l'anno scorso magari dove certe categorie l'anno scorso è che la Massaroni ha vinto con il 2008. Con il 2009 ha fatto semifinale con il 2008 e semifinale con il 2006. Semifinale perso per differenza. Certo, quindi delle strutture ci sono già. È che, ma quello che ritengo io giustamente, quando tu sei anche nell'under 16 e hai richieste per i ragazzi, devi lasciarli andare. E poi sostituirli non è facile, no? Cioè, io il mio rammarico non è tanto quest'anno, parlando di vincere, che non è poi l'obiettivo, era certo che lo scorso anno, dove li avevo tutti, quest'anno due a Como, uno a Renate, uno a Piacenza, certo, devono andare, poi li devi sostituire, devi andare bene, non è mai facile, perché quello che dico sempre io, tante volte
noi allenatori di settore 1 vogliamo andare a prendere altre parti, ma pensare a quelli che invece fanno il percorso lì è importante. Metodologie di allenamento, sanno, conoscono. E quindi perché io quest'anno sono un po' più sereno, nel senso che so che posso andare a prendere sotto con facilità. Io ricordo. No, finisco sulla mano perché. Dalla puntata scorsa ho avuto un po' di segnalazioni, mi diceva che Laldini quel discorso dei due allievi, due giovanissimi lo fa da 20 anni, mi dice Beppe è troppo facile prendere i giocatori dalle altre società per farli venire dentro, invece bisogna farli crescere, quello che ho detto adesso, e sono d'accordo, però tante volte quando vanno via alcuni perché li devi lasciare andare, devi andare a integrare la rosa, quindi devi fare sempre un certo tipo di lavoro. Però io non so se tutte le squadre, però quello che dicevo io, siccome io posso allenare solo al pomeriggio, rispondo a questa persona, trovare due allenatori che possano allenare al pomeriggio non è facile, sì, giustamente lavorano, io lavoro più alla sera, quindi adesso questa possibilità, allenarsi il pomeriggio, che non lo so, l'altro giorno ho salutato le mamme, nel senso siamo andati a fare una, parlavo con i genitori, alcuni hanno detto meglio, escono da scuola, vanno, poi vengono a casa, studiano, altri dicono no, perché vengono a casa sono morti, non fanno niente, però tanti dicono escono da scuola, poi devono uscire alle 5 da casa, ma in quelle due ore tanti non fa niente, fanno niente, perché appena torni, non è facile, quindi anche per loro è un bel impegno. Volevo sottolineare queste cose qua. Abbiamo altre cose da dire importanti, se no andiamo sull'argomento che voglio. Adriano, perché adesso iniziamo, Poi dopo chiudiamo con una con la top del 17 che Gabri mi aveva chiesto, diciamo, la top stagionale. La mettiamo per ultimo o la vuoi mettere adesso? Come vuoi. Mettiamola adesso, dai. Mettiamola adesso, dai. Devo fare una cosa che non è proprio bella, però devo prendere il telefono, ragazzi, me la sono segnata. Parliamo di Under 17 Elite. Fare una top non è stato semplice, chiaramente questa top se l'avessi dovuta fare un mesetto fa l'avrei cambiata. Però in virtù di quello che è poi successo, penso anche con l'Alcione ho cambiato un po'. Sono tanti, premetto qualcuno di qualcuno mi sono anche dimenticato. Il modulo. No, falla sempre la premessa, perché viviamo in un mondo, cioè, perché anche dalla Serie A. Solo che anche quando ti dico chi è stato il migliore della stagione. Cioè, ti dimentichi di non è facile, non è facile. Allora, quindi. In porta avevo tanta scelta, ho scelto Tommaso Burin della Varesina, secondo me. Super portiere, l'unica pecca, lo prendono anche un po' in giro i compagni, sono i calci di rigore, poi anche io lo prendo un po' in giro, però lui è un super portiere, secondo me ha fatto un'annata strepitosa in una squadra che non prende tanti tiri, perché sai, il portiere in una squadra di metà classifica, gli tirano 100 volte in porta, ti fa la parata, ma sai, il portiere che prende 2-3 tiri, poi fai la parata al momento giusto, non è mai semplice. Ho scelto un bel 4-2-4. Terzino destro, ho dovuto scegliere il buon Federico Marrone, secondo me ha fatto un'annata indipendentemente da terzino destro Marrone, sotto età. Sì, dispiace non averlo visto con l'Alcione ai quarti di finale, però ecco, per lui è stato un po' l'anno della sua consacrazione, adesso andrà sicuramente. Non c'era perché è andato via con la scuola, sì, diciamolo, sì. Non è che non. No, certo. Non è che il mister è impazzito, fuori rosa, giocare. No, perché qua. Fuori rosa è stato. Anzi, per me è stato un danno. Esatto, è una cosa. Io va qualche professionista. Sì, diciamo, però non si può. No, siamo in silenzio. Ci sono tre squadre, secondo me, sì. Quindi si può poco scegliere. Terzino sinistro ho messo il capitano dell'Alcione, Frigerio. In mezzo ho messo una coppia di Marcantoni, Gondolo e Pascarella, uno della Varesina, l'altro della Ausonia. Centrocampo ne ho messi due che tra l'altro in un 4-2-4 che ho messo ci possono stare bene. Modo della Rodense, secondo me la più grande sorpresa della stagione per quelle che erano un po' le premesse, arrivava anche lui dai provinciali qualche anno fa. Ho messo Simoncelli della Mario Rigamonti, capitano, campione d'Italia con la rappresentativa, e tra l'altro anche lui fa il salto dei professionisti. Allora, va bene, tu l'hai premiato Moro. Sì. Ma se adesso hai quattro attaccanti forti, sì. E poi rientrano tutti, perché uno Moro è più un mezzale, perché quando sì. Giochi con i 200 campisti uno rientra. Anzi, 2-3-1, dai, 4-2-3-1. Sì, cioè, dai, sì, dai. Sì. Chi metti sotto la punta? È difficile, però sono tutti i numeri 9. Allora, sotto la punta ti dico che metto Villa Santa, che secondo me può fare anche l'11 dell'Alcione. A destra metto Pontigia del Manara, il capocannoniere di tutta l'elite, ha fatto quasi 40 gol, quasi 30 gol in. Campionato numero 9 metto Mattia Colombo e lo fai contrario.
metti lì la santa davanti e metti Colombo dietro. Invece a sinistra metto uno che non è solo, ma l'ha fatto, che è Manuel De Cecco delle note. L'ha già l'ha fatto, a lui non piace, mi ha detto, sì. Però... Ma vedo che non hai messo il Renner, che ha già debuttato in prima squadra. Non ho messo tanti giocatori. No, chiedo. No, sì. Non ho messo Renner, lo stimo tanto, lo sa. Non ha messo Gioia. Non ha messo gli MSD. Doveva scegliere. Sono unici. Sì. Poi chiaramente. Però devi accettare anche. Sì, ha ragione, no, assolutamente. Però anche modo sarà caricato all'eccellenza per il prossimo. Bene. Vale un po' il discorso di Camarda, cioè non sono pronti per giocare in eccellenza assolutamente. Dici? Dico di sì. È venuta bene? Più o meno. Taglia qui mi attacca male, vale, poi. Allora. Che lo zio ho fatto i compiti a casa, no. Parti tu perché tu hai avuto un confronto con una persona molto, molto ferrata in materia, quindi... No, però io voglio sapere che compito avevi, i tre di recupero che compito avevano? Studiare. Studiare. No, ricordiamo l'argomento perché l'ho sollevato tu. L'argomento era la legge, la nuova legge sui vincoli relativo ai giovani calciatori. Sì. Professionista. E non, perché coinvolge anche le squadre non professionistiche per quanto riguarda il primo preparazione, quindi coinvolge tutto il sistema calcio. E tu che cosa hai tirato fuori? No, io devo essere estremamente politico, nel senso che devo. Allora, ma hai cambiato qualcosa questo tuo ragionamento? Perché ti è arrivato qualche buona notizia in settimana? No, non è cambiato. No, non è cambiato nulla, nel senso che. Ridono, perché ridete? Quello che si è. No, nessuno sa niente, quindi. Difatti, non ho detto niente. Quello che si è venuto a verificare è che con questa inversione virata, definiamola come vogliamo, oggi i giovani calciatori, per esempio, delle squadre professionistiche potranno essere legati alla loro società tramite un contratto di 3 anni esattamente, che è fondamentalmente un contratto di formazione lavoro, quindi l'apprendistato, d'accordo, e dopodiché grazie a questo contratto qui la società che ha formato il lavoratore, il giovane lavoratore, ha il diritto di mettere sotto contratto il ragazzo, ok, col primo contratto da professionista in Italia, quindi diciamo che è vincolato. Che c'è un minimo anche. L'idea è questa, allora se tu hai, adesso non è il mio caso, però io penso a quei giovani di 16 anni, 17 anni che sono sulla bocca di tutti, per esempio il 2009 dell'Atalanta che ieri senza far nome è andato a giocare con i 2008 dell'Atalanta sotto età in una finale contro l'Inter, d'accordo? È evidente che a 18 anni se tocchiamo ferro e facciamo gli scongiuri di questo ragazzo tutto va come deve, a 18 anni potrebbe avere un contratto magari anche importante, però la società che detiene questo diritto può metterlo sotto contratto, ok? Al minimo, ok? Perché questo diciamo apprendistato glielo consente. Quindi va un po' contro questi giocatori che hanno magari maggiore prospettiva e magari un po' meglio a tutto il resto. Metto dentro magari anche il figlio di Roby, per esempio, che ha 16 anni, gioca lì, non gioca, gioca, non gioca, e se lo tengono comunque gli danno un rimborso e lavorano sul ragazzo e decidono di investire per 3 anni. Questo è quello che... È una nuova norma che ha proposto la federazione. Sì. Su pressione forte, diciamo, di 3 società che lavorano molto bene col settore giovanile. Atalanta. Milan e Inter. No, Empoli. No, Milan e Inter no. Empoli... mi me l'ha detto, mi sfugge. Vabbè, poi mi viene a me. Comunque, Atalanta e Empoli sicuramente. Perché l'Atalanta l'ha tirata fuori, noi siamo partiti dalle dichiarazioni di Percassi e la tutela del settore giovanile. Perché il ministro non ha fatto nulla di sapori con gli organi di vigilanza, tutto quanto, quindi è dovuta intervenire la federazione.
con questa nuova norma che non è ancora ratificata, attenzione, non è ancora passata, 3 anni di apprendistato dai 15 anni. Perché cosa stava succedendo? Che questi ragazzi, essendo liberi, andavano in mano agli agenti. Certo, che vogliono prendere la commissione. Che gli agenti, arrivo, gli agenti, poi i ragazzi, potete sapere, che fino ai 18 anni non possono firmare niente. Esatto. Questo è da sottolineare. Che poi ce l'abbiano, perché lo prendono prima, senza certo. Poter firmare tutto quanto. Anche ci sono dei ragazzi a livello dilettantistico che sono avvicinati da questi ragazzotti e parlate con chi vi sta vicino, con la famiglia o chi porta avanti le società. E quindi questa è la situazione. Perché addirittura mi hanno detto che c'è un talento straordinario in Lombardia, che forse è il più forte di tutti, che già chiedevano la gente 1 milione di commissioni. Età? Età non lo so, però è giovane, non gioca in una big, però dicono che sia il talento più... Quindi... Questa... Non importa. No, devi capire. Quindi, un milione. Chiesto 1 milione di commissione, perché essendo libero, a quel punto lo prendi a zero. Gli agenti vanno da tutti i ragazzini, te lo portano via. 1 milione. È il miglior talento del calcio italiano questo ragazzo qua. Però ma lo prendi a zero. Lui convince il giocatore e ti manda dove vuole lui. Però c'era una soluzione. Sì. Però adesso del tipo la soluzione a questo, che è quello che poi effettivamente si fa in tutta Europa, ad eccezione dell'Italia che ha ottenuto questa, diciamo. Ricordiamo com'era prima la norma. Sì. Perché prima a 14 anni tu firmavi. A 15 anni firmavi. A 14 anni era il vincolo di 4 anni. Più uno. E a 19. Più uno. Okay. Avevano la facoltà di portarlo fino all'ultimo anno di primavera, fondamentalmente. Esatto, lo potevi perdere solamente dopo aver compiuto il 16° anno di età per l'estero. Quello esattamente. In Italia no, ma per l'estero no. Ci sono casi che c'era dei parametri. Hanno 16 anni, possono firmare l'estero. Esatto. Però... Ma questa via di mezzo che hanno trovato, va bene o no? No, ma io... No, è per allora, capire come la vedi tu. Allora, sulla carta, se parli con i genitori di questi talenti, di questi prospetti, sono tutti insoddisfatti. Perché? Perché effettivamente per loro si era prospettato un altro scenario, cioè a 15 anni mio figlio saranno obbligati a fargli un contratto da professionista, ok, al minimo. Quindi anziché dargli 400-500 euro di apprendistato, gli dovevano dare 1200-1400. Quindi per loro è cambiato lo scenario, d'accordo? Mentre invece per quelli che effettivamente sono ancora lì, che devono sgomitare, lavorare e tutto, potrebbe essere un bene. Ma indipendentemente da questi soldi, che non sono quello che possono cambiare la vita delle famiglie, quello che cambierà sarà il dopo, cioè a 18 anni, ok, io posso andare... se avessi firmato un contratto, per esempio, perché l'alternativa, se non firmavi con la società un contratto da professionista, se non fosse cambiata la normativa, ok, era di firmare contratti a un anno. Certo. A niente, però tu eri libero l'anno dopo, capito? Quindi continuavi a lavorare. Come si funziona di dilettante. Bravissimo. Quindi per i genitori di queste persone, di questi personaggi qua, era un bene, gli dice non prendiamo questi 12-13 mila euro che sono, che non ci cambiano la vita, il nostro figlio continua a lavorare in un vivaio promettente, lo allenano e poi a momento debito o chiediamo alla società che ce l'ha ancora sotto contratto prima della scadenza, o altrimenti ci vediamo. E questo non è dalla parte della cambia società? Tutto. Lo so, ho capito. E la società la possiamo tutelare o no? La società la possiamo tutelare, la società si poteva tutelare perché a questi bravi li poteva fare già un contratto. Gli diceva, sai cosa c'è? A lui, a Favero, faccio un apprendistato, sì, perché lo devo aspettare. Faccio 1600, ti va bene? Se la gente invece dice no, se non li voglio, ma tu la gente non va neanche a fare colloqui con le società nella maggior parte, perché non firmi nessuna procura, non puoi firmare la procura. Cioè, io so come funziona, però il mio grande ha avuto ti consigliano di non farlo, ti consigliano, certo, ma tu a un certo sempre punto lì, c'è sempre il modo per aggirare. Ti faccio un esempio, voglio dire, se io domani parlassi con il responsabile della società in cui gioca mio figlio, che sai perfettamente qual è, e lui mi dicesse, Fabio, stia tranquillo, firmi questa cosa, perché siamo noi che gestiamo il ragazzo, d'accordo? E il procuratore dice, no, ti porto io a Empoli, a Firenze.
io parlo con mio figlio, rimango a Bergamo. Ma, no, ma certo, ma perché, ho capito, ma quanti? Ma perché, Beppe, la storia la insegna, nel senso, tu questi ragazzi li devi far crescere serenamente, li devi far lavorare. Quindi, ora, è difficile stabilire cosa è giusto, cosa è sbagliato. Quello che ti posso dire è che per l'Italia questa normativa è stata cambiata. Quindi, sarà un bene, sarà un male, lo scopriremo, però è stata fatta un'eccezione. Comunque funziona. Io ti dico, mi trovo d'accordo. Ma poi c'era anche il problema dei premi preparazione. Certo. Perché? Del settore del dilettanti. Lì cosa è cambiato? Erano alla scadenza del contratto, la società poteva prenderti a zero, perché le dilettanti adesso l'Accademia fa firmare il fa i vincoli, giusto? I contratti. No. Beh, ragazzi. No, solo un anno. Sappiamo. No, ma non c'è più quella roba. Non c'è più. Perché? No, prima di passare. Sappiamo. No, c'è ancora, ma molto meno. Sì, no, cioè, un ragazzo, una volta l'Accademia li faceva firmare. No. L'Accademia non li faceva firmare, e poi il ragazzo trovava squadra e la legge diceva che dovevano pagare il premio di preparazione. Assolutamente. Vabbè, comunque. Questa è la situazione. Vabbè, adesso. Io. Vabbè, uno. Uno. Mica, c'è la bella zia, internazionale. Certo, internazionale con lui. No. Putignano è un 95. Io l'ho allenato negli esordienti. E dopo hanno vinto il titolo lombardo con Spelta. Ah, bravo, con Spelta. Poi è andato alla Cialarcione. Poi dopo. Dopo quella squadra, i 95 dell'Accademia, passato il primo gironcino a tre, Piemonte, e andavano a Chianciano, ti ricordi? Sì, andavano a Chianciano e hanno perso contro quelli di Roma. Hanno perso contro la squadra di Roma. Comunque, cioè, secondo me, cioè, in conclusione, ti do il mio modestissimo parere, cioè, non lo sapremo mai fino a che non passeranno almeno un paio di stagioni. Quindi per me è giusto andare avanti come le società sono riuscite, insomma, ad ottenere di fare, insomma, tutto qua. Lo vedremo strada facendo. Certo è che se avessi un figlio in nazionale che gioca sotto età, che lo vuole il Manchester United, che te l'ha già chiesto il Bayern di Monaco, che te l'ha chiesto il Borussia Dortmund, lui sa di chi sto parlando. Beh, con quelli lì si parla, dai. No, sì, perché all'estero puoi andare, però se lui vuole rimanere in Italia. Però se tu mi ricordi sempre, parli di un discorso di famiglia. Certo. Ragazzi, io racconto un episodio, poi dopo non so se qualcuno ci salutiamo. A proposito di percorso di Camarda, una mamma mia, il figlio, lo volevano due o tre squadre, ma lui ha scelto di andare in una squadra dicendo agli altri, non voglio fare nomi di squadre, ha detto io devo fare il mio percorso, perché i miei mister mi hanno insegnato questo e mi hanno fatto diventare uomo. Io e questa mamma ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. Quindi quella è la vittoria. Certo. Per me. Hai capito? Sono quindi. Niente, volevo raccontare questo episodio perché poi ci sono questi tipi di genitori. E poi ci sono anche questi. Perché poi non c'è un'età giusta o sbagliata per prendersi le responsabilità anche a 16, 17, 18 anni, questi ragazzi di decidere loro dove andare. Altri magari fanno un po' più fatica perché certo, l'aspetto caratteriale, non siamo tutti uguali. Sono anche disturbati da parecchie figure. Non dimentichiamoci però, Beppe, una cosa. Però perché voi genitori siete sempre denigrati, ma io parto sempre da un quel. Fate tanti sacrifici. Lascia stare. No, perché tante volte si parla sempre del lato negativo, ma anche a livello dilettantistico. Sesto Calente, vai a Pavia, vai a Como, e vai di là, tre allenamenti a settimana, si mettono insieme per portarli, i ragazzi escono. Perdonatemi. Poi dopo certo che alcune pressioni ci sono, si riverberano un po' sul comportamento dei ragazzi. Ma guardiamo quello che c'è dietro, quello che fanno questi ragazzi, i genitori. Va sottolineato. Anche economici, Soprattutto economici. Soprattutto economici. Ma invece, scusami, una cosa un po' più carina da seguire, visto che cominciano ad arrivare da Andrea le cose del mercato, calciatori, allenatori, credo che gli ho detto anche quando sono arrivato. No, Franco, vieni qua, vieni a salutare, Franco, è l'ultima puntata. Sì. Vieni in braccio a me. Vieni in braccio a me. Stavo dicendo, ho fatto i complimenti che complimenti, ho detto che c'hai il 007 importanti perché
Ah, bravo mister. Franco, se devi andare, saluta, fai un saluto lì, Franco. Che è riuscito a trovare. Ci rivediamo quando? Adesso lo faccio parlare. Sì, rivediamo. Ci rivediamo quando, Franco? A settembre? A settembre. No, io fino al 18 sono qua. No, no, con la trasmissione. Ah, per la trasmissione? A settembre. A settembre. Eh? Devi essere presente alla prima, eh? Sì. A settembre sei qua o sei ancora in vacanza? No, no, a settembre sono qua. Devi dire, guarda lì, devi dire, ci vediamo al Don a settembre. Guarda là, Franco, annuncialo tu, ci vediamo al Don a settembre. Allora, cari amici, vicini e lontani, ci vediamo al Don il primo di settembre. Grande. Va bene. Tu sei il socio più anziano del club, eh? Noi siamo un club. Tu sei il socio più anziano. Non anziano di età, anziano in termini proprio di seniority. No, certo. Vabbè, non si capisce, chiaro. Sai che con uno di mese ne fanno tre o quattro d'altri? Di loro anche quattro. Di loro fa 20 anni, oste. 90, 91. Va bene, ragazzi. Ciao Franco. Ciao. 4 anni di 22. Stavo dicendo che siamo entrati prestissimo l'8 settembre. Quanti bravi soprattutto. Non stai facendo una cosa che gli va a favore. Stai facendo concorrenza mentale con la macchina. Comunque, prima di parlare di mercato, vi lancio una bombetta lì e vi dico: non dimentichiamoci una cosa importante, che l'Italia, il campionato italiano professionistico, ha le sue dinamiche, dove in Lega Pro i giovani non giocano perché gli allenatori vogliono i giocatori di esperienza. Oh, complimenti alla Carrarese. Bravi, bravi. Dopo 76 anni. In Serie B è diverso. In Serie A, oggi in Italia, sei giovane a 21 anni. Non dimentichiamoci che ci sono campionati dove a 16 anni, 17 anni giocano già non nelle squadre di club, ma addirittura nelle nazionali. L'abbiamo già affrontato. No, l'abbiamo affrontato, però questo non si rilega. Non è che puoi arrivare tu. No. Questo si rilega al discorso dei vincoli, perché noi parliamo di ragazzi di 16 anni, 17 anni, che probabilmente qualcheduno in giro per l'Europa potrebbe già essere aggregato alle squadre, alle prime squadre. Detto questo, vi saluto. Che ciao, Adri. Di scena. Giuseppe dell'Iris, cosa sappiamo? Niente, siamo in vacanza. Vacanza, ma basta, ma non vuoi dire niente? Io ho letto un articolo però sull'Iris, No? Allora, Andrea. 110 anni di storia, vogliono un titolo, voglio. Vogliono un titolo? 1914. Ma di che cosa? Un titolo, vince un titolo. Ah, ok. Andrea, dai le date per favore che mi stavi dicendo adesso che allora, è importante. Le date non sono ufficiose, sono se dovrebbe partire l'8 di settembre con i campionati. Ma perché un anno a fine settembre adesso all'inizio? Perché si sono resi conto partendo a fine settembre devi fare 6 settimanali. Perché hanno 5 settimanali. 5 ne hanno fatto, 5 o 6, sì. 5 settimanali, vai lungo, hai spostato le date delle finali perché ti sei reso dopo che andate, partono l'8 settembre. Prima è l'eccellenza quasi, anche l'eccellenza parte di solito l'8 settembre. Ma ascoltami, ma fai la Coppa quest'anno? La Coppa è stavo chiedendo, la Coppa Lombardia? La Coppa sarà solamente, ci sarà una Coppa che finisce a febbraio, massimo marzo, dell'Elite, solo Elite, alle 17 e 15 Elite, e una 17 e 15. Cioè e 17 e che partirà a febbraio? No, finisce. E quindi quando inizia? E quindi ma non è che inizia col tavolo? No, ascolta, vogliono fare le cose veloci, non avere i turni infrasettimanali e poi fanno la coppa, te la mettono nei turni infrasettimanali, sì, se sì, fine a febbraio. Non puoi farlo prima, perché l'8 settembre quasi già non la metti fino vabbè, a agosto. No, certo che la faccio, ma comunque, stai scherzando. Seguiremo Sprint Sport per il mercato, no, allenatori allora, e scalciatori. L'8 settembre presto, ragazzi. Così poi parte. Io inizio la preparazione il 19. Di settembre. E già anche il 22. 19. 19 agosto, perché il campionato italiano di Serie A inizia 17-18. Giusto. 19 inizio. Ma già i genitori, giustamente, mister, ma noi siamo in vacanza. E sono ragazzi giovani, hanno 16 anni. Hanno 16 anni, lasciati venire via da soli, dove stanno qua ad agosto? Non è facile. Poi qualcuno dice, mister, magari arrivo 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, e dopo l'8 di settembre si parte, parti dopo. Ma è il problema che hanno tutti. Capito, ma era un discorso però generale. Se giocassero controcorrente, no? Quello che dici. No, ma fai il 20 settembre, in una società professionistica si lamenterebbero. Io dico di no.
No, no, non si lamentano. Ma poi no, inizio agosto, quindi preparazione. A inizio agosto quando le hanno. Sì, però cosa cambia? Cioè, tuo figlio no, sta facendo. Ma perché riportano il ritiro? Stanno le squadre dei professionisti che vanno. Ma cos'è che stavi? Beh, il ritiro. No, ma vanno oppure te li tengono là no, nel loro pensionato? No, è questa cosa del mercato. Cioè, un po' diciamo. Vale, in seconda fase. Se no, non te lo compra. Vabbè, chi gioca a calcio sa che dopo la metà di agosto. Allora, siamo qua tutti. Adesso bisogna fare i ringraziamenti. Aspetta, c'è una cosa da dire, Andrea. No, dimmi tu. Ma stavo dicendo che... No, il mister... Sì, aspetta, il mister... è da salutare. Squadre? Per il momento nulla. Un po' di colloquio, ma... Vabbè. Sarò spettatore. Ieri sono andato ad Assago. Sì. L'Assago 2008. Che quest'anno ha fatto bene perché hanno preso l'elite per il 2009. Sì. Hanno preso l'allenatore, io lo conosco bene, sì, era Brugnaro. Era il mio secondo a Carona. Bravo, che l'anno scorso aveva la squadra, poi l'hanno mandato via. Però... Bravo. Hanno fatto un grosso acquisto. Bravo ragazzo, bravo allenatore. Sì, sono d'accordo, voglio salutare tutti i miei 2007 che hanno, fatto delle buone scelte, tutto, auguri a tutti i miei, vabbè ci siamo già salutati in settimana, mister in bocca al lupo. Grazie, anche a lei. Mi dai del lei? Per rispetto o perché sono un anziano? Perché per me è giusto. Va bene, grazie, no, dammi del tu. Gianluca Rossi è venuto anche lui a salutarci. Anche tu hai fatto parte del club di calcio a colazione, quindi ti salutiamo. Salutiamo chi sta dietro quasi sempre, che è Giuseppe Riccardi, che è il nostro tecnico, quello che ha fornito tutto qua il microfono, il nostro regista. Ciao Giuseppe, grazie. Tifoso numero uno Maurizio, sempre là dietro, Maurizio Nerazzurro. I tre di recupero. Tutti lì, sempre presenti, bravi, professionali, tutto quanto. Enzo Fuda, socio numero 2. Tu sei numero 2, Franco è 1, tu sei 2, va bene? Va bene, Franco 2. Roby, grazie davvero. Competenza, simpatia. E soprattutto? Competenza, simpatia. È troppo milanista. Lo sapevo. Troppo milanista, però sei un amico. Saluta tuo figlio. Mister Mario, la competenza anche tua, assolutamente, sei andato a vedere partite anche per noi, anche per te giustamente, per la tua professione, ti auguro il meglio per poter trovare una soluzione. Andrea, tu sei venuto qua e sei quello che ha rischiato più di tutti. Mamma mia, davvero. E quindi perché tu devi essere super partes in assoluto, io penso che tu l'abbia fatto, anche nel... perché poi nella vita ci vuole coraggio, prendersi la responsabilità, anche fare quella... top 11 col certo, sì. Lui ti ha fatto una domanda e sicuramente ci sarà qualcuno che non è contento, però si fa sempre nel rispetto di tutti e poi la scelta è soggettiva, però bene, hai cercato di premiare i migliori e quindi complimenti per la tua veramente competenza e conoscenza e per quello il contributo che hai portato. Chi dobbiamo ringraziare poi? Ottavio che è sempre presente. Giuseppe già è stato il primo, è stato il primo. Ottavio. No, grazie a voi. La Stradella, Pavia, hai portato il direttore del Pavia, è stato molto bravo. Ma che chicche, ci sono delle chicche per settembre. Adriano, hai salutato, vuoi salutare, sei tu il padrone di casa. Yeah. Maurizio, Simo. Simo. Vi saluto così e basta. No, fai venire. Gianluca Rossi l'abbiamo nominato, se vuoi farti vedere Gianluca vieni qua, mettiti a salutare disposto io. Sì, ma Gianluca metti via il bicchiere perché sennò la gente dice che bevi. Pompelmo. Noi salutiamo col salame in mano perché io sto preparando l'aperitivo, saluto. Ottimo. Poi Gianluca. Sì, ma è Pompelmo col salame. Bene. E poi vabbè, là dietro due miei amici che anche loro non sono mai intervenuti, però amici. Emanuele Colia e Francesco Aprile. Ciao, abbiamo Marietto. Ah, Marietto, certo. Marietto. Sì. Dimentichiamo qualcuno. Lei. Quelli che hanno fatto il collegamento con noi. Abbiamo il Tinez, salutiamo il Tinez che non siamo riusciti, ma con l'inizio della prossima stagione ci organizzeremo perché diventi un appuntamento fisso, perché è un altro fenomeno dai numeri, dalle conoscenze
molto elevate. Ai mister? I mister che sono venuti, i direttori. A Simo, Zonca, i calciatori, che farà i giovanissimi, ciao Simo, in bocca al lupo. Digilio, Puleo. Digilio, complimenti, Puleo. Puleo. Quello che fa Puleo? Puleo si è andato nella prima squadra. Nella prima squadra? Pasquetti, tutti, dai. Fate buone vacanze e adesso Giuseppe Riccardi mi dice che bisogna bere. Ciao. Dobbiamo festeggiare. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao.